Qual è il ruolo della terapia ormonale sostitutiva di origine naturale nella terapia globale della menopausa? Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Stefania Piloni, che abbiamo incontrato qui a Roma nel corso di un evento molto bello che prende il nome di Longevity, che è stato realizzato col supporto non condizionante di Named Group, una delle aziende di punta nel mondo della nutraceutica. Dottoressa Piloni, lei qui nella sua relazione, parlando appunto della menopausa e di come contrastarla, ha sottolineato il ruolo della terapia ormonale sostitutiva di origine naturale e dei suoi benefici. Innanzitutto, che cos'è la terapia ormonale sostitutiva di origine naturale? La terapia sostitutiva di origine naturale strizza un po' l'occhio a quella tradizionale e quando una donna va in menopausa ha una scelta di terapie ormonali per il suo benessere. Queste terapie sono composte da estrogeni e progesterone. E dunque anche la terapia naturale dovrebbe essere fatta da fitoestrogeni e fitoprogesterone. Le piante fitoestrogeniche, cioè quelle che apportano estrogeni, sono diventate molto famose. Ad esempio abbiamo il trifoglio rosso, il lupolo, i semi di lino, piuttosto che la soia. Il trifoglio rosso ha dato moltissimi studi prolifici per la menopausa. Invece le piante legate al progesterone sono poco conosciute, ma ce n'è una molto importante, che è la Dioscorea villosa, che in verità è studiata da tantissimi anni, fin dal 1950. Il primo a studiarla fu il dottor Pincus, l'ideatore della pillola contraccettiva, per cui abbiamo veramente tantissimi, oltre 70 anni di studi su questa pianta, che è il fitoprogestinico naturale, non solo fa le facenti funzioni del progesterone, ma è anche deassimile, e essendo deassimile dunque una pianta di tono e anche di tono dell'umore, e le donne hanno molto bisogno in menopausa di essere strutturate anche dal punto di vista del mood, per cui delle oscillazioni del tono dell'umore. Senta, noi siamo portati a pensare che i prodotti di origine naturale siano migliori perché appunto non sintetici, non su base chimica, ma in questo caso ci sono dei dati di fatto obiettivi per renderli preferibili almeno in certe situazioni? Beh, intanto bisogna pensare qual è l'uso e costume del nostro paese. La maggior parte delle donne non ama fare terapie ormonali in menopausa, in quanto ritiene che la menopausa sia un evento naturale della vita e dunque il problema è necessario affrontare una cura ormonale che ha dei rischi? Ad esempio l'aumento del rischio del tumore alla mammella oppure l'aumento del rischio tromboembolico, ad esempio. Cioè è necessario fare una cura più forte, ormonale, dunque più strutturata per un disturbo? Dipende dalla menopausa della persona, perché esistono le menopause. Sono donne molto disturbate dalla menopausa, è dunque giusto che affrontino una cura anche più impegnativa, ma la maggior parte delle donne, le statistiche dicono una donna su 10 fa terapie ormonali, 9 donne su 10 preferiscono non fare terapie ormonali o comunque hanno una conduzione molto più tranquilla della loro menopausa. Grazie al cielo abbiamo una fitoterapia molto studiata, per cui non è una fitoterapia intuitiva, ma è una fitoterapia che ha ottimi studi clinici, che le donne sono protette dal punto di vista dell'osteoporosi, dal punto di vista dell'umore, dal punto di vista della sessualità, dal punto di vista anche delle vampate. Dunque, se vogliamo anche dei sintomi, certamente sì, che è la cosa che più interessa alla nostra signora, ma certamente anche dal punto di vista metabolico, assolutamente anche dal punto di vista dell'osteoporosi. Ecco, ricollegandoci al discorso metabolico, lei ha parlato anche della relazione, dell'effetto positivo della Dioscorea sulla prevenzione cardiovascolare. Ci dice due parole su questo argomento? Sì, perché proprio la Dioscorea abbiamo detto che è il fitoprogesterone, la pianta del progesterone, la pianta da cui biochimicamente sono stati estratti i primi progestinici che il dottor Pincus ha studiato nel 1950, perché una pianta che ha preceduto la farmacologia. Ma gli studi su questa pianta non sono solo femminili, sono anche femminili e maschili. Ad esempio sono rivolte al colesterolo. Questa pianta fa in modo che il colesterolo sia più normalizzato, soprattutto il colesterolo cosiddetto cattivo, l'LDL, a beneficio invece del trasporto attivo di quello cosiddetto buono, del colesterolo HDL. Non solo, ma si vede che è una pianta che regola anche la glicemia ed è una pianta soprattutto che fa una sorta di detossificazione del fegato. Tant'è che ha degli studi anche sulla steatosi epatica. E allora quando una donna magari va in menopausa, ha un po' di sovrappeso, sappiamo che il grasso si distribuisce sull'addome, cioè in modo viscerale, e dunque la Dioscorea è anche capace di fare pulizia in qualche modo, di aiutare questa detossificazione del fegato. E quello che dunque è importante è cercare di capire che la menopausa non è solo l'inizio della menopausa con i sintomi e la vampata, ma è un cambiamento metabolico completo della vita della donna. E dunque la Dioscorea è una pianta che può assistere veramente la donna da questo punto di vista. È stata molto chiara. Lei prima ha citato il DEA, quello che è conosciuto così nel linguaggio comune come l'ormone della giovinezza. Ecco, ci sono alcune sostanze utilizzate per la terapia ormonale sostitutiva di origine naturale che hanno anche un effetto sul DEA?
Sì, perché come abbiamo detto, la Dioscorea è l'unica pianta diassimile, noi non abbiamo a disposizione il DEA in compresso, almeno non l'abbiamo nel nostro paese. Possiamo usare composizioni di DEA, ad esempio a livello vaginale, ma è vero che il DEA, l'ormone della giovinezza, se preso per bocca, per cui assunto in compresse, effettivamente dà un grande risveglio anche della sessualità, ad esempio, oppure dell'umore, oppure del tono. Le persone dicono: mi sento bene, ho un umore rinnovato, e chiedono anche: ma è una sorta di antidepressivo, perché da quando lo prendo effettivamente sto molto bene. È questo che fa, perché viene convertito in allopregnenolone, una parola difficilissima, ma questo vuol dire che va a lavorare sui recettori del GABA. Lavorare sui recettori del GABA vuol dire arrivare al mood, per cui Mood sarebbe lo stato allo d'animo. stato d'animo delle persone, per cui sappiamo che lo stato d'animo in menopausa è una sorta di sinusoide con up and down. Arrivare alla regolazione di questi recettori, e il recettore del GABA, quello che fa appunto la Dioscorea, è un modo per aiutare la donna a rimanere in un'onda che comunque c'è, perché le donne sono moralmente sempre un po' variabili, ma questa è la loro grande bellezza, però a stare bene con la propria famiglia, con il marito, con gli amici e con se stesse.